Cari amiche e cari amici, per comprendere bene Evola bisogna conoscere René Guénon. Evola aiuta a comprendere meglio Guénon e viceversa. Sentite cosa scrive René Guénon nella Crisi del mondo moderno. Ecco, leggo questo brano perché Evola cita più volte questo concetto e cita lo stesso René Guénon nel suo saggio, appunto, La dottrina del risveglio. Ma adesso, René Guénon. Vi è da supporre che allo stato presente del mondo il cambiamento che interverrà avrà una portata generale e che, quale si sia la forma da esso rivestita, e che noi non cercheremo affatto di definire, questo cambiamento investirà più o meno l'intero pianeta Terra. Quanto da un certo punto di vista è anomalia e disordine appartenente a questa decadenza e degrado del Kali Yuga, è tuttavia l'elemento necessario di un ordine più vasto, la conseguenza inevitabile delle leggi che reggono lo sviluppo di ogni manifestazione. Del resto, ciò non costituisce una ragione per limitarsi a subire passivamente il perturbamento e l'unità che sembrano momentaneamente trionfare, poiché se così fosse, non avremmo che da starcene in silenzio. Invece bisogna lavorare finché è possibile per preparare l'uscita da questa età oscura, il Kali Yuga, la cui fine, più o meno prossima, è già preannunciata da molti segni. Quali possano pure essere le apparenze, si può essere sicuri che tutti gli squilibri tali e transitori concorreranno alla fine a realizzare l'equilibrio totale. Questo è la crisi del mondo moderno di René Guénon. Ecco, la dottrina del risveglio di Evola è da inquadrarsi in questa prospettiva. Noi viviamo nel Kali Yuga, come ci dice Guénon, ci sono tutti i segni. Poi Guénon scriveva queste cose, attenzione, 60 anni fa, questo brano che vi ho letto, negli anni 30, 30, 40. E quindi anche più di 60 anni fa. I segni adesso del Kali Yuga sono ben più avanzati e ben più evidenti, però la cosa fondamentale che ci dice Guénon è che tutto ciò deve accadere esattamente come le stagioni che si succedano, va bene? Che l'inverno sia freddo è normale. Che sia molto rigido e che ci siano dei segni di estrema rigidità in alcuni inverni, sono sempre appartengono alle caratteristiche dell'inverno. Però, come esattamente c'è un susseguirsi delle stagioni che deve essere in un determinato modo, e così questi grandi Manavatar, questi grandi cicli che comprendono le quattro ere, tra cui anche il Kali Yuga. Ci sono delle manifestazioni, delle caratteristiche che devono andare in quel senso. E la caratteristica del Kali Yuga è il degrado progressivo, è questa decadenza progressiva, è una società che lo stesso Guénon definisce anomala perché si stacca dai principi sacri che dominano e caratterizzano le società tradizionali. Però ci dice Guénon le cose devono andare così. Ma nonostante noi siamo nell'ultima fase di questo degrado, dell'ultima fase del Kali Yuga, dice non è, de non è, giu non è giusto un atteggiamento rinunciatario. Non possiamo stare lì passivamente, va bene, a vedere gli effetti del Kali Yuga senza dare il nostro contributo luminoso.
senza reagire in qualche modo, senza reagire attivamente per quel che riguarda noi ricercatori. Ed ecco la dottrina del risveglio di Evola. Ecco questa analisi del buddismo di Evola inserita in questo contesto. E dunque il buddismo, secondo Evola, è nelle sue caratteristiche originarie, nella sua essenza, è valido proprio per noi uomini e donne che viviamo questa fase finale del Kali Yuga. Ed Evola ci dà delle indicazioni. Dunque, vi ho accennato anche in un video precedente questo libro fantastico che è Cavalcare la Tigre, dove dà proprio delle indicazioni pratiche per sopravvivere al Kali Yuga, le indicazioni di comportamento. E stessa cosa, stesso discorso si può fare per la dottrina del risveglio e dunque per la concezione aristocratica del buddismo evoliano. Ecco, il buddismo ci dice Evola che nella sua forme originarie, questo buddismo aristocratico e guerriero di cui parlavo nel video precedente, si stacca molto da quello successivo, da certe manifestazioni successive. Vi parlavo l'altra volta di quello che in Occidente è conosciuto come Nammyo Rinkyo, o queste forme di buddismo popolare che divinificano anche lo stesso Buddha. Perché il buddismo, ci dice Evola, nella sua essenza delle origini, non è una religione. Non era una religione e quindi ancora oggi non è una religione. E Evola sottolinea proprio questo fatto, che i popoli occidentali si sono talmente assuefatti al messaggio religioso del cattolicesimo e hanno talmente identificato la religione cattolica, questo tipo di religione che è stato dominante in Europa in particolare, e poi anche si può estendere il discorso anche a partire dal Rinascimento e poi per quanto riguarda il protestantesimo e i paesi protestanti europei. Insomma, i popoli occidentali sono talmente assuefatti a questo tipo di religione che domina nei diversi paesi che lo considerano una sorta di unità di misura, dove debbano misurarsi anche le altre esperienze, le altre religioni. E questo ha portato come conseguenza che le stesse tradizioni occidentali, anche le tradizioni antiche come la tradizione ellenica, la tradizione romana, non sono state più considerate nel loro vero significato e nel loro valore effettivo. Perché? Perché poi sono state sempre analizzate e considerate secondo il metro della religione cristiana, secondo i parametri della religione cristiana, che come ho già detto ed è quello il pensiero di Evola, che è stato preso come una sorta di unità di misura su cui relazionare anche altre esperienze religiose. Se poi andiamo ancora più indietro di Roma, dell'esperienza ellenisti e così via, e si va a tradizioni più lontane, partendo da quelle create in Asia proprio dagli indoeuropei, e la situazione si complica ancora di più. E dunque bisogna comprendere un concetto che scrive Evola nella dottrina del risveglio, ma che infatti cita Genon Evola, perché è un concetto che si trova in questo volume, La crisi del mondo moderno. Ci sono delle analisi su questo concetto ripreso da Evola, ossia che la società moderna occidentale rappresenta un'anomalia rispetto alle precedenti società di tipo tradizionale. E dunque Evola ci dice che anche che non è giusto prendere il cristianesimo come unità di misura e come confronto per paragonare ogni tipo di religione, che è la cosa che si fa normalmente in Occidente. Anzi, Evola dice di più, dice che
i valori della religione cristiana eventualmente dovrebbero venire misurati a quello che è riconducibile a una concezione più vasta, una concezione più chiara, una concezione primordiale e meno umana del sovrannaturale. Quindi ci pone un discorso in realtà metafisico, Evola, che è la concezione anche della tradizione, come abbiamo detto, che è una tradizione eterna, sovratemporale e metastorica. E dunque sottolinea nella dottrina del risveglio Evola quanto sia arbitrario identificare la religione in genere con il teismo. Perché? Perché la religione cristiana è una religione teista fondata, una religione teistica fondata sulla fede, ha degli aspetti, ci dice Evola, esoterici, fondamentalmente una religione esoterica. Esoterica con due S, o exoterica scritto con la X, significa che riguarda le masse, che riguarda il popolo. Il Buddha Amitabha, per esempio, è una religione esoterica, questi culti popolari massificati, contrariamente all'aspetto religioso esoterico, cioè l'aspetto che in genere è per l'elite, è per un'aristocrazia, è per pochi la comprensione esoterica. E Evola dunque ci dice che questa religione cristiana teistica fondata sulla fede è una religione a cui si può applicare il termine di esoterico. E proprio ci dice Evola che è una presunzione questo atteggiamento che si ha nel cattolicesimo, ma non solo nel cattolicesimo, anche nelle varie chiese cristiane, di rivendicare per il cristianesimo i caratteri di una religione superiore rispetto alle altre religioni, come se si parlasse della religione per eccellenza, anche se questo poi, per quanto riguarda il cattolicesimo, è stato molto mitigato, perché si è aperto un discorso ecumenico e così via. Invece, ad esempio, nelle chiese protestanti americane il discorso proprio calza al 100%. Però fatto sta che fondamentalmente ci sono questi aspetti massificati e massificanti del cristianesimo esoterico, rivolto quindi a tutto il popolo. Ci sono fortissimi elementi di cultura popolare che si allontanano da quelle che sono delle forme di conoscenza dirette, introspettive, e per questo che Evola dice è presuntuoso rivendicare per queste forme di cristianesimo i caratteri di una religione superiore, dove si parla perfino della religione con l'R maiuscola, la religione per eccellenza. E ci sono altre forme religiose, e Evola ci dice che anche in Oriente ci sono state delle religioni esoteriche, delle religioni, queste manifestazioni popolari, no? Come anche il Buddha Amida, ad esempio, gli adoratori del Buddha Amida o gli adoratori della terra pura, di buddismo della terra pura, si allontanano in realtà, sono forme popolari che si allontanano dal messaggio esoterico e profondo del Buddha Shakyamuni. E comunque Evola ci dice che in ogni civiltà queste forme devozionali legate anche alla cultura popolare sono state concepite fondamentalmente proprio per la massa, e invece per coloro che hanno una diversa vocazione, sottolinea Evola, perché in Evola, attenzione, c'è sempre questo aspetto aristocratico. Va seguito questo filo rosso, che è un po' un filo rosso anche per quanto riguarda Nietzsche, ad esempio, l'elemento aristocratico, l'elemento elitario. In Evola c'è molto questo, oltretutto Evola era proprio un aristocratico, e dunque sottolinea questo aspetto di queste religioni che hanno degli aspetti esoterici rivolti alle masse. E solo gli aspetti esoterici sono rivolti a pochi. Dice lo stesso Gesù, parlava
in maniera esoterica quando parlava alle masse e raccontava le sue parabole. Però queste parabole poi le spiegava a un gruppo ristretto di persone, ai suoi apostoli solamente, in particolare a Giovanni. E dunque c'è una distinzione che fa Evola tra carattere, tra caratteristiche del buddismo che si distinguono nettamente da queste altre manifestazioni popolari e massificanti del cristianesimo. Il concetto centrale, a partire dal concetto centrale del buddismo, che è il concetto di risveglio, E qui la parola risveglio ha un carattere metafisico e non religioso. Intendiamo per religioso qui come gli aspetti appunto di questi aspetti di cui ho parlato fino adesso, di religione intesa in senso un po' di chiese esoteriche legate un po' a delle forme istituzionali. Ecco, Evola ci dice: no, il concetto centrale del buddismo è quello del risveglio, che ha un carattere metafisico e non religioso. Lo scrive proprio Evola. E dunque si distingue rispetto a tutto ciò che è religione, e soprattutto nel senso devozionale, nel senso ristretto cristiano, che è il senso che normalmente noi conosciamo, con cui identifichiamo immediatamente quando parliamo di religione, ci vengono immediatamente in mente questi schemi legati alla tradizione cristiana e in particolare qui in Italia cattolica. Ed Evola fa proprio delle distinzioni, dice: attenzione, perché nel buddismo non c'è questo concetto di peccato che ritroviamo in tutte le chiese cristiane, questa sorta di trasgressione, Adamo ed Eva, che sta alla base di queste religiose, no? Questa trasgressione, questo aver disubbidienza a Dio, questo peccato, bisogna riparare attraverso il pentimento, attraverso l'invocazione della grazia. Ecco, Evola ci dice che il buddismo rientra nel filone centrale della metafisica, perché? È scevro da questi aspetti, è scevro da questi aspetti legati al peccato, al senso del peccato, al senso di colpa, al pentimento e alla riparazione. Il buddismo pone, sottolineavola, pone tutto in termini di ignoranza e di non sapere, non dunque in termini di peccato, ma in termini di non sapere, in termini di non conoscenza, un oscuramento, un oblio che è subentrato nell'essere, che è una delle caratteristiche della condizione umana immersa nel velo di Maya, nella sua caducità, nella sua contingenza, nell'aspetto samsarico del divenire, della sua impermanenza. Ecco che, sottolinea Evola, qual è il compito del buddismo e di coloro che vogliono intraprendere questa via? È di distruggere l'ignoranza, è di uscire da questo oblio, è di uscire da questa sorta di sonno, di condizione sonnambolica. Quando, come si fa? Si fa accettando lo stato di esistenza del qui ed ora. E dunque si riporta tutto a un discorso di consapevolezza. Ecco che si va oltre ogni mitologia morale. C'è si va oltre questi discorsi del io sono peccatore, la creatura peccatrice e tutto quello che sono i discorsi legati a queste concezioni di teismo, di divinità, dove c'è questo Dio Padre che sta lì a giudicare, e si va oltre, si supera la concezione della divinità teistica legata anche ad un Salvatore, il Figlio di Dio che viene e parla a nome di Dio. Questi sono dei tratti tipici,
questi allontanarsi da queste forme esoteriche anche, considerate che sono caratteristiche anche delle varie religioni popolari, dove tendono a divinificare, lo stesso buddismo negli aspetti popolari, si tende a divinificare Buddha, a pregare l'immagine di Buddha, esattamente come fanno in Occidente con Gesù. E invece l'elemento aristocratico della dottrina del principe Siddhartha, del futuro Buddha, dunque, quello è importante per Evola. E poi è interessante anche la riflessione che fa rispetto a che posto bisogna assegnare al teismo. Questa concezione teistica, ci dice Evola, corrisponde a una visione incompleta dell'universo, una visione veramente parziale dell'universo. Perché? Perché esiste una dimensione della conoscenza che supera il teismo, dove Nietzsche direbbe che è al di là del bene e del male. E questa è una concezione gerarchicamente superiore, secondo Evola, alle concezioni teistiche che sono intrappolate anche in forma di dualismo, no? Il bene, il male, il peccato, il diavolo. E così la concezione teistica, ci dicevo, che corrisponde a una visione incompleta dell'universo, proprio perché è priva di questo apice gerarchico e al di sopra di queste concezioni teistiche. Gerarchicamente parlando, perché il discorso gerarchico è fondamentale anche in Evola, e dunque metafisicamente parlando, potremmo dire, c'è questa concezione dell'essere, del semplicemente essere. E non, in questa dimensione, il Dio personale su cui il teismo si basa, è a un livello inferiore. C'è una spiritualità dunque di tipo superiore. Evola ne parla in maniera distinta, la nomina, spiritualità più volte la nomina, spiritualità di tipo superiore. Ed è caratterizzata dall'esperienza diretta, dal qui ed ora e da quelle che sono le dottrine interne che possiamo ritrovare in ogni tradizione completa, ci dice Evola, e che si innalza questa forma di conoscenza sopra a quello che è l'aspetto più esoterico, questa spiritualità massificata e popolare. Ecco che concepire questo sistema, questa dimensione metafisica che porta a trascendere gli opposti e quindi essere e non essere. Ecco che da questa dimensione metafisica, attenzione, non è che si nega il teismo, Evola non nega il teismo, semplicemente dà al teismo, a queste religioni anche popolari, a queste, la giusta collocazione gerarchica. E dunque c'è una concezione metafisica e trascendente a cui è subordinata la religione legata al dualismo, come la religione cristiana, a queste forme anche teistiche, al concetto di peccato e così via. Dunque, è per questo che il buddismo non è una religione teistica, e fu accusata, tra l'altro, anche proprio di ateismo. In realtà, il buddismo supera è al di sopra di tutte queste interpretazioni dualistiche. E qui ed ora, il buddismo, quindi, abbiamo visto che riconosce questa dimensione metafisica che sta al di là sia dell'essere che del non essere. Ecco che Evola ci dice che il buddismo, dunque, ci apre a una realizzazione ascetica, a una realizzazione di conoscenza sconosciuta al mondo del teismo, perché si può cogliere
quell'apice in questa dimensione metafisica che si può ottenere attraverso l'esperienza diretta alla meditazione. E in questa dimensione la distinzione tra creatore e creatura diventa un non senso. E Evola lo scrive proprio, l'avevo, un attimo che vi leggo proprio, l'avevo sottolineato, scrive proprio, scusate che lo ritrovo, allora, il fatto, allora, cogliere quell'apice nel quale la distinzione tra creatore e creatura diviene metafisicamente un non senso, e questo rende possibile tutto un sistema di realizzazioni spirituali che, partendo dalle categorie del pensiero religioso, riesce difficile da comprendere. Bene, dunque, vedete, ci parla di una dimensione che è difficilmente comprensibile vista nella prospettiva del dualismo teistico, e il risveglio, l'apice del buddismo, il risveglio, l'illuminazione, e dunque ecco la dottrina del risveglio, che dà il titolo al libro, la dottrina dell'illuminazione. Ci dicevo la che non si oppone come una particolare religione alle altre religioni, e quindi l'essenza del buddismo non si oppone come religione ad altre religioni, assolutamente non bisogna, sono parametri questi che sono talmente sballati, che fanno parte appunto di analisi che prendono sempre come punto di riferimento il teismo cristiano occidentale. Dunque ci sono, ci dice Evola, ricapitolando, delle ragioni per cui il buddismo è una forma completa di ascesi. Una ragione, ci dice la prima ragione, ci dice Evola, è la possibilità di estrarre dal buddismo gli elementi di un ascesi legati alla tecnica, alla pratica. Un po' il discorso che facciamo anche noi nel decimo toro, no? Evola ci dice, cioè, nel buddismo c'è un'ascesi legata a una tecnica oggettiva che ci porta a realizzare una forza superiore e un distacco superiore che può essere utilizzato in qualsiasi modo. E questa è una caratteristica del buddismo. Poi un'altra caratteristica per cui Evola raccomanda il buddismo è che il buddismo è in grado di liberare la mente da qualsiasi tipo di speculazione teologica, religiosa, da qualsiasi tipo di schemino etico. Il buddismo è in grado di liberare quindi da quella che Evola chiama ogni mitologia religiosa, teologica e etica. E parla proprio di mitologia, Eva. Evola. Di mitologia religiosa, teologica e etica. E infine un'ultima ragione, che il buddismo propone una concezione veramente metafisica dell'universo e una trascendenza che va oltre queste concezioni legate alla mente teologiche e anche oltre le verità affermate dalle religioni teistiche. E dunque una trascendenza, una esperienza realmente metafisica, esoterica e diretta del qui ed ora, di una forma di consapevolezza che ritroviamo nell'insegnamento aristocratico e guerriero del Buddha delle origini. Ci vediamo al prossimo video. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.